Ciao a tutti, bentornati dal vostro Gianfri. Quindi adesso andremo a iniziare. Io nel frattempo ho praticamente aperto un nuovo profilo. Più che altro per farvi vedere, ve la faccio con Cadetto per farvi vedere meglio. Gran parte Dicevo, ho dell'Europa è soggiogata dalle forze aperto un nuovo dell'asse. Gli utente, alleati ho sono in creato per ritirata. farvi vedere dove Le loro erano linee di tutti i diari, rifornimento di eccetera, perché materie con prime sono state l'altro, una volta compromesse. presi, non Il riesco canale di più Suez è di vitale anche iniziando una importanza. nuova partita. Collega i britannici Non ci all'impero, sono al più, quelli che petrolio avete medio già preso, orientale. eccetera, non Così la guerra in appariranno, Nordafrica quindi risulta ve la cruciale. faccio, Le forze cerco di farvi britanniche e vedere quelle tutto quello che c'è dell'asse da vedere, combattono insomma. sul confine libico-egiziano. La linea del fronte oscilla come un pendolo lungo il deserto occidentale. Una striscia di terra spietata e inospitale fra il Mediterraneo ed il Sahara. La guerra meccanizzata è all'apice. Questo è il regno dei carri armati. Sono arrivato a Tobruk, sbarcato da una nave stracarica di riserve e rinforzi. Ragazzi inconsapevoli, destinati a morte sicura. A nessuno di loro piace avere intorno uno come me. A me sta bene così. La maggior parte non uscirà viva da qui. Rommel è stato respinto con l'operazione Crusader. Ma le forze dell'asse si muovono ancora lungo il deserto occidentale. La galoppata di Gazala è iniziata con la ritirata degli alleati. Rommel incombe sulla città. Non c'è tempo per le tattiche. Siamo in 35.000 e abbiamo un ordine: difendere Tobruk. Insomma, il gioco è molto bello, ben fatto. Ci si aspettava questo dal continuo, insomma, degli altri. Grafica molto molto curata, mi piace molto. Io personalmente non ho riscontrato bug, perlomeno durante il gioco mi è successo giusto un paio, ma irrilevante, diciamo così, quindi diciamo che il voto è un bel 9,5, non gli do 10 perché cioè si può fare sempre di meglio. Comunque un bel Cecchini! 9,5, un bellissimo Servono gioco. cecchini alle mura! Dunque, qui la prima missione, come vedete la grafica, dicevo, è molto molto bella. E insomma, come prima missione qui ci sono dei trofei, c'è un trofeo da prendere che praticamente è quello di non farsi scoprire durante il gioco. Ce n'è anche un altro, prima che arrivo qui ve lo spiego, ce n'è anche un altro, c'è anche un altro trofeo in cui dobbiamo fare un livello, una missione senza essere scoperti. Voi tranne questa naturalmente, che già è un extra. E quindi cercate di diciamo, questo è un trofeo di non essere scoperti che fa parte della prima missione. Poi ce n'è un altro trofeo extra, sempre di non essere scoperti, e potete scegliere voi in quale missione fate. Poi vedete, insomma, io l'ho fatto sulla seconda, anche se era un po' lungo. Non ve la faccio vedere per la semplice ragione che è veramente molto lungo, perché devi stare molto attento sempre. Se devi camminare, sparare sempre con la pistola oppure con la pistola col silenziatore. Quindi diciamo che si deve sapere. Quello che vi consiglio è fatelo quando volete, basta che salvate di continuo. Ogni 2 o 3 che uccidete, o 2-3 minuti di gioco, fate voi, salvate, perché altrimenti poi vi tocca rifare dei pezzi, come è successo a me. Io poi ho deciso di salvare di continuo e quindi ce l'ho fatta. Poi, come dicevo, io ho fatto al secondo livello, vedete poi cosa volete fare. Qui vabbè, i pulsanti L2 abbiamo visto il poligono, quindi non ve li rispiego. Qui ho messo cadetto, quindi è abbastanza semplice, come vedete. Il replay, quello in slow motion, ve lo faccio vedere, dai, forse perché non l'avete visto o non ve l'ho fatto vedere, no? Io ho messo la massima. Si può scegliere questo slow motion, come farlo, più breve, meno breve. Poi raggi X, io ho messo il massimo così per farvi vedere, vi fa vedere quello che colpite, gli organi che colpite, eccetera. Qui
adesso ci sarà anche un altro trofeo che potete prendere, cioè sparare ai testicoli. Qui potete sparare alla testa, al cuore, ai polmoni, ai reni, all'intestino e ai testicoli. O poi altre parti, vabbè. Praticamente qui potete prendere, adesso se ce la faccio, però io vi dico di casomai salvate e riprovateci, perché questo è abbastanza, è semplice da fare. Praticamente dobbiamo sparare a più di 100 metri ai testicoli, e con il prossimo che arriva abbastanza, è più semplice, insomma, per farlo in altre occasioni. Ecco quello che c'è lì su, voi cercate di provateci, ci provo, se non ce la faccio voi riprovate, io non salvo, però voi salvate prima di farlo e riprovateci. Niente, l'ho preso sulla gamba, vabbè, quindi voi casomai spostatevi un po' più sulla sinistra, riprovate. Comunque da lì è quello più semplice, perché siamo all'inizio, quindi al massimo dovete fare un minuto di gioco e due che ho ucciso, che abbiamo appena ucciso, quindi riprovateci a prendere quel trofeo. Qui vi spiego il cannocchiale, praticamente con R3 potete zoomare avanti e indietro. Come vedete qui col cannocchiale poi potete vedere i punti deboli, che sarebbe il serbatoio e il motore. Il motore dovete sparargli due volte e al serbatoio una volta. Se togliete senza contrassegnare, quei punti deboli spariscono, quindi vi consiglio, non per adesso, comunque consiglio di contrassegnarlo se vi serve, contrassegnare con R2 se vi serve di sapere il punto debole, così poi quando prendete come qui col fucile le avete ancora ve li fa ancora vedere. Io sparo direttamente al serbatoio. Qui il primo quadro è abbastanza semplice, molto breve. Quindi farlo anche senza essere scoperti è anche abbastanza semplice. Però io adesso non salvo, voi nel caso salvate. Questa missione è corta, quindi non ogni 2-3 minuti, però come vi dicevo, per nel caso di fare con le altre. Qui nel frattempo prendiamo un kit medico. I tedeschi stanno usando i nebel verde. Devo fare qualcosa. Io riposiziono sempre qui sul selce, in modo che se sbattono uso un kit medico, una bomba o qualcosa del genere. Perché comunque la selce sono infinite. Comunque, passiamo da qui. Intanto prendo la pistola con silenziatore. Siamo da qui perché qui c'è, qui su questo livello dobbiamo scoprire, abbiamo un obiettivo facoltativo, una carta collezionabile, una postazione da cecchino, due diari e un tiro dalla distanza. Il primo diario, eccolo qui, è qui, quindi lo prendiamo, andiamo avanti. Mi raccomando, se siete proprio all'inizio, salvate quando, per ottenere quel trofeo, insomma, dove non dovete essere scoperti. Qui adesso vi spiega, se vi abbassate che non vi sentono, quindi qui vi avvicinate, potete o sparargli in testa, adesso gli sparo in testa, così, come vi dice con quadrato, vi avvicinate, tenete premuto per acquisisce il corpo. Adesso qui ci ha dato già un altro obiettivo, ci ha dato gli obiettivi, l'obiettivo facoltativo, che è quello di uccidere con furtività 8 persone. Per ucciderle basta, ci avviciniamo con calma da dietro, quando siamo vicino premiamo il triangolo ed eccolo qui. Infatti come vedete mi ha dato il primo, e adesso non lo perquisisco, vabbè, perché qui non mi serve. Qui serve la mia guerra. Qui anche serve perquisire la gente, perché ogni quadro c'è, in questo primo quadro c'è una persona, negli altri ce ne sono due che hanno con sé
dei potenziamenti di armi, eccetera. Quindi per essere perquisite vi danno sia altre munizioni, bende, quant'altro, alcune volte anche niente. Qui intanto vi spiega, poi vi vedete voi con calma i vari colori sopra ai soldati cosa indicano. E poi comunque vi dico anche io chi sono quelli che hanno i potenziamenti durante il gioco. Quindi veniamo qui, ammazziamoli furtivamente, ce ne abbiamo 8 da fare, qui prendiamo un po' di roba. Ammazziamo il terzo. Qui per non farvi scoprire, prendete il fucile, quello che volete, puntate a questa scatola rossa mentre sta sparando, quindi fa rumore, coprirà il vostro sparo. Quindi come vedete l'allarme non è scattato e voi avete ucciso i due che erano qui e avete anche fatto il primo pezzo della missione primaria. Qui io riprendo la pistola. Qui io vi consiglio di passare da qui, che c'è, occhio che ce n'è uno, ecco, fatelo fermare lì vicino alle casse e arrivate da dietro con calma. Lo fate fuori sempre con triangolo, perquisitelo se volete, fate voi. Poi arrivate qui, fate lo stesso, e questo è quello che ha il potenziamento. Come avete visto, ho preso il primo pezzo, qui c'è un po' di roba da prendere, poi la vedremo. Qui ce ne sono tre. Ecco, quello vi spiego, quello che vi dicevo io prima. Praticamente se sparate durante, mentre fanno rumore, ve ne accorgete perché c'è quel simbolo in alto, in mezzo allo schermo, e poi comunque il joypad vibra. Quindi se sparate in quel frangente, gli altri non sentiranno gli spari. Quindi venite qui, fate fuori anche lui. Da qui non ammazziamo loro subito, vi spiego perché. Andiamo qui perché c'è la prima postazione da cecchino, la prima, che è anche l'unica qui. Vabbè, venite qui, premete X, vi scoprite, come vedete, la prima postazione. Da questa postazione c'è anche il tiro dalla distanza. Praticamente se guardate bene bene per scoprirlo le prime volte non è facile, dovete guardare un po'. Comunque qui guardando bene il bersaglio è qui, sul balcone, sulla terrazza, se lo vedete. Quindi prendete il fucile, zoomate, aspettate che caricano e quindi vi coprano lo sparo. Ricordate che non dovete essere scoperti, puntate alla testa, appena c'è il rumore trattenete il respiro. Appena c'è il rumore, eccolo, sparate e facciamo fuori. Quindi abbiamo fatto anche il tiro della distanza. Il fatto di tenere il respiro, vi consiglio anche di farlo, lì c'è un altro intanto ma non lo ammazziamo, vi consiglio di farlo perché praticamente un altro trofeo è quello di mantenere il respiro per un'ora complessiva durante il gioco, quindi non è poco. Spariamo, fatto fuori anche loro. Quindi anche mantenere il respiro, segnare la gente come faccio io col cannocchiale, anche perché vi dà sopra 100, comunque vi dà dei pezzi, vi sblocca, vi dà dei trofei. Vabbè, questi non li perquisiscono. Adesso qui con calma andiamo ad uccidere lui, sempre di soppiatto, che qui praticamente c'è solo lui. No. Ah sì, vabbè, c'è un altro lì dentro. Lui sta andando giù, uccidiamo lui di soppiatto, qui dentro la tenda.
qui dentro questa tenda, come vedete.